bombe. Chiaro. Cosa c'è? Io. Ma solo perché io è un gigante? Tu pensa che io un gustoso cannibale? E ha ragione proprio. I giganti è tutti cannibale e assassinistro. Ed è vero che si pappa i popoli della terra. Ora, dove si trova nel paese dei giganti? Il gigante è dappertutto. Là fuori c'è il famoso Crocchiossa. E Crocchiossa si crocchia due popolani ogni sera e se li ciuccia per cena. Un rumore da spaccate le orecchie. Un rumore di ossa crocchiate che si sente crizze crazze per chilometri. Ogni notte galloppa nel Galles. A papà sì, i gallesi. E perché i gallesi? Che cosa c'è che non va con gli inglesi? Ogni popolo è godurioso, ma diverso. Ogni popolo ha suo gusto, anche se non sembra giusto. Io capisco certamente che fa affetto a molta gente. Ad esempio mi hanno detto, e lo prendo come dato, che popolo gallese e popolo eschimese sono rispettivamente di galletto e gelato. Di galletto e calamberi, di uccello e colombani. Se i popoli sono piccini, ad esempio i giapponesi, se ne mangiano sei o sette, ma sono pieni di ossicini, di omole, stelle, strisce, di toscani ben piazzate, con due o tre si è fatto cena e si sentono ben saziati. Il popolo ha suo gusto, anche se non sembra giusto, i giganti non li letto. Forse questo io ci ho detto. E lei? Che tipo di popolo mangia lei? Io? Io? Mangiare i popoli della terra. Questo mai. Gli altri sì. Gli altri su popolo ogni sera per cena. Ma io no. Io è un diverso. Io è un gentile gigante confusionato. Io è un grande gigante gentile. Io è il GGG. E qual è il tuo nome? Il mio nome è Sofia, ma perché se lei è così carina e gentile mi ha preso dal mio letto e se n'è corso via con me? Solo perché tu mi hai visto. E io non posso permettere a nessuno, neanche una babbina carina come te, dopo che mi vede, di rimanere a casa sua. Parinato tutto il resto, tutto quanto. Ma stanotte ho veduto un gigante. Tu non pensa che popoli della terra, sempre pronta a fare la guerra, mi darebbero la caccia? Se vede su questa mia strana faccia, gambe lunghe, mani gigantesche e braccia. Tu non pensa che un colpo della loro braccia, una volta che adorato, mi chiuderebbero me in gabbia. Mi dispiace, papinetto, non ci sta, io permetto che tu torni a letto. Però io non posso smettere di pensare ai tuoi poveri mamma e papà
A quest'ora certamente sta saltellando su e giù per la casa, gridando: oi lì, oi là, Sofia, dove sta? Non ho né mamma né papà, sono morti tutti e due quando ero appena nata. Oh, povera Picirottola. Non sia triste, nessuno si preoccuperà troppo per me. Il posto da dove mi ha presa era l'orfanotrofio del paese. Là dentro eravamo tutti orfanelli. Quello che rende me triste è di dovermene restare qui per il resto della mia vita. Più ci penso e più mi dico che non posso restare qui così a lungo. E io invece dico di sì. Tu starà qui con me per il resto della tua vita. E ti consiglio di non scattaiartela fuori della caverna senza io, altrimenti tu finirai come una cacca spiaccicata. Adesso ti mostrerà chi ti mangerà, se vedrà anche il più piccolo mignolino di te. Da un'occhiata là fuori, papinetta, tu le vedi? Ma cosa diavolo stanno facendo? Niente, strascica aspettando la notte, poi via si galoppa, mangiare qua vince o pollo per cena. Torniamo dentro, la loro vista mi è odiosa. Posso farle una domanda? Spara. Può dirmi per favore che cosa faceva nelle strade del nostro villaggio la notte scorsa? Perché ha infilato quella sua lunga tromba nella camera di quei bambini e ci ha soffiato dentro? E la valigia che portava? Tu stai chiedendomi di rivelarti dei tuoi segreti. Segreti di cui nessuno ha mai sentito parlare. Non fiaterò, lo giuro. E del resto come potrei? Sono rinchiusa qui per il resto della mia vita. Se assolutamente vuoi sapere cosa io facevo nel vostro viaggio, ebbene, ecco, stava soffiando un sogno nella camera di quei bambini. Soffiando un sogno? Sì, io ero un gigante, soffia sogni, mentre gli altri giganti vanno nella notte ingozzarsi di tutti i popoli. Io soffio nelle vostre camerette tanti sogni. Sogni d'oro? Per sogni, sogni che rendono felice. Tu si svegli allegro come una campana, a ciascuno sono i sogni. Vado a caccia ogni altra settimana. Un momento, ma come fa a prenderli? Io li colleziono, ce n'ho milioni. Ma come fa a prenderli? I sogni non si possono, sono invisibili, cioè non si possono imprigionare. Si chiamano magnete. E per questo non volevo parlarti. Ma tu devi sapere che i sogni sono davvero cose misteriose. Non si vedono, galleggiano nell'aria, bollicine di gazzose silenziose. Mezzo un sogno frigalletto nella notte, e i popolani non lo possono sentire. Io invece dico queste interrette, io la sento e la posso anche seguire. Io li seguo e non li lascio mai fuggire. Ma quindi i sogni non si possono vedere? In un primo momento no. Allora come fa a prenderli? Tu vedi questo? Impossibile non vederlo. Mi permette di sentire assolutamente tutto, perfino il rumore più infinitesile. Lei perciò sente rumori che io non posso sentire? Confronta a me, tu è sorda come un budino. E io sento tutti i segreti mormori dell'universo. Qualche volta, quando la notte è molto chiara e io oriento le mie orecchie nella giusta direzione,
del cielo. No, la bubù. Ma c'è qualche sogno qui in giro che sta volando in questo momento? Non c'è sogni da questa parte. A meno che non nei barattoli di vetro. I sogni arrivano raramente nel paese dei giganti. Allora come fa a prenderli? Esattamente come tu prendi le farfalle. Con un retino. Ecco i miei piglia sogni. Ma adesso io ho veramente fame. È l'ora del mangia. Ma se lei non mangia la gente come fanno gli altri, di che cosa vive? È un problema malditamente difficile da queste parti. In questo paese, mente deprimoso, non esiste che una specie di legume tremendamente schifiltoso che nausea a fondo. Si chiama cetrionzolo. Cetrionzolo? Ma non esiste! Ieri non si credeva ai giganti e oggi non si crede ai cetrionzoli. Solo perché non si è visto qualcosa con queste due palpebrette si pretende che non esista. Come si mette allora con la gatta buia delle steppe? Scusi? È la forca del mare del sud, è il tappiro rullante, è il calcestruzzo. Sono animali? E animali molto comuni. Adesso ti mostrerà un cetrionzolo! Ecco te, lo schifoso cetrionzolo! Apestoso, veloce, potrescente! Salivava di lumaca, ti fuggì della stazione! Forma tu, bambinetta, il cetrionzolo! Mangiare, come dai? No, grazie no, preferisco non rischiare. Dai, dai, su, assaggia il cetrionzolo. Ok, rinunciare a dei popolli per mangiarle come i polli.
schifosa da bolliccio, è un curato di pelliccio. Io ti avevo avvertito, gamberetto, rinsecchito, ho strisciato l'avariato. Sofia, dove hai nascosto tu, Sofia? Sono qui. Oh, come io è contento di vederti tutta intera. Ma guarda un po', povera piccirottola, tutto coperto di cetrionzolo e di pava di gigante. Io ora odio gli altri giganti più di prima. Trovare il modo di farli sparire, ognuno di loro. Mi faccia pensare alla maniera possibile. I miei complimenti. Adesso mi va di fare una bella galoppata, accattonare qualche sogno turbo volante per la mia collezione. A voi tutti di venire con me? No, grazie. Oggi no, con tutti i giganti là fuori in agguato. Ma io ti nicchio per bene, così nessuno ti vede. Vuoi tu che io ti fa un buchetto per occhiare fuori? Ce n'è già uno. Allora, andiamo. Tieni il respiro, incrocia le dita. Ora si passa accanto a tutti quei altri giganti. Tu vedi quello colossale più vicino a noi? Lo vedo. Eccolo che ossa. Incolla due o tre popolani alla volta, come se fossero zuzzoletti di zucchero. Mi innervosisce. Anch'io mi nerva. Ehi tu, nanetto, dove va? Tu piccoletta, forse cerchi guai. Cerchi guai. Tu ma forse da popolli e ti vado a vesticarmi. Mangio popottani fritto arrosto. Non mette! Tu, dove fai? Tu, canetto, dove vai? Dove forse cerchi guai? Ti danno il rotolo, io lo pallottolo, gomero in sello schifoso, nanito a tu. Tra i popolli c'è tanta gente che scompare di continuo, anche senza che i giganti se ne giuccia. I popolani si fa fuori l'un l'altro molto più spesso di quanto
fatto i giganti li divora. Forse gli uomini non si mangia reciprocamente, ma neanche i giganti si mangia tra loro. E nemmeno si uccide. I giganti non saranno educati, ma non si uccide gli altri giganti. E neanche il coccodrillo si uccide l'un l'altro. E i gattini non uccide le altre gattine. I popolli della terra è il solo animale che uccide i suoi concugini. Io non riesco a capire i popolli. Dice che i giganti è abominoso, mostrevole, perché mangia la gente, ma poi si imbudella tra loro ogni giorno, si sparapacchia con i fucili, si sale sulle aeropalmi a lanciarsi bombe in testa ogni giorno. I popolani uccide per tutto il tempo gli altri popolani. Questo non rende meno disgustevole che quegli orribili giganti se ne vanno ogni sera a mangiare popolli della terra. Chiaro? Oscuro? Certo, penserete, ma noi che male abbiamo mai fatto ai giganti? E quello che dice anche il porcellino, dice: io non ho mai fatto niente di male agli uomini, allora perché loro mi mangia? Gli uomini inventa le regole che gli va bene, ma non va bene al porcellino. Anche i giganti inventa le sue regole, e le sue regole non va bene ai popolli. Ognuno inventa regole che va bene solo a se stesso. Chiaro? Oscuro? Ma questo significa che io è d'accordo che quei brutti giganti vanno ogni sera a mangiare i popolli della terra? No! Un chiaro non può contrastare l'oscuro. Anzi, un lampone.
che fortuna, questo sogno farà passare una bella notte a Peperottolo, se gliela presto, sogna ancora un altro. Io e dell'idea che c'è tutto uno sciame di lamponi di genio qui in giro. Per favore, smetti di respirare. Fai un rumore d'inferno laggiù. Sotto con questo ipoghegnante turbetone di un troglobro che non ha più voglia di continuare. Per oggi la caccia ai sogni è stata. Andiamo. Sempre un quinto d'ora di riposo prima di andare a caccia dei poponi. Un gigante dorme solo di queste, quindi 2 o 3 ore paste e avanzi, e io dormo ancora meno ogni morta di rapa. Tu hai mai pensato che un uomo sui 60 anni passato 25 anni a dormire senza fare niente, senza capire niente, senza pensare a niente? Colpo di 1000 tombe, mi è appena venuta un'idea leguminosa. Quale? Adesso tu sta qui nascosta e poi vedrà cosa io ti combino. Ignobili e ripugnanti, li odio. Però
Io ho ben utilizzato quel troglogoblo. No? È stato straordinario. I miei complimenti. Chi sta scrivendo? Ogni sogno deve avere la sua etichetta attaccata al barattolo. Altrimenti, come potrebbe io ritrovarlo quando io ho fretta? Quello che mi stupisce è che mi abbia imparato a scrivere senza mai andare a scuola. Eccoci. Me l'aspettavo questa domanda. E quindi come ha fatto? Con questo. Nicholas Nickleby? Sì, di Dolls Chickens. Una sera soffiavo un sogno e l'ho visto su un comodino di un bambino. Mai e poi mai l'avrebbe rubato. Allora l'ho preso in prestito. E leggendo e rileggendo imparo sempre parole nuove. In prestito? E quanto tempo fa? Solo 80 anni. Ma tra un po' lo restituirà! Si fa una puntatina di terra! Ci sa proprio voglia di riempirsi la pancia di bambini inglesi! Dio conosce una bomboneria piena di bambini! Di bambini inglesi! È tutto in scione! Sardigati che si scappicolla per andare a rimpizzare di popolani! Non posso sopportare quest'idea! Bisogna assolutamente fermarli! Non c'è niente da fare. Noi è inutile come una piuma di cavallo. Ho trovato! Evviva! Questa volta ci siamo! E cosa ha trovato? La soluzione! Una trovata fantastica! Andremo dalla regina! Le tue idee completamente strappellate! Tu dici stupidezzi! Io non mi farò mai vedere dai popolani! Mi lasci parlare! Non correrà rischi! Se lei mischia se insieme dei sogni scelti bene, potrebbe far sognare a qualcuno tutto quello che le pare. Certamente i sogni attorno a essere mescolati. Allora questo è il piano, mettiamo che la regina si sogni dei giganti, nell'ora delle ombre che mangiano dal cielo. La mia frena, dovrei soffiare un sogno, giunti il fatto di giorno in faccia alla regina.
vedere dove tu vuoi arrivare. E tu dici che anche nel sogno c'è un grande gigante gentile che parlerà alla regina? Ci deve assolutamente essere. Ma tu è sicura che la regina non mi metterà nello zoo insieme con i cainani e i coccodrindilli? Sicurissima! Anzi, lei potrà diventare un eroe nazionale e non avrà più bisogno di mangiare quegli schifosi cetrionzoli. E quando tu vuoi che noi si fabbrica questo sogno? Ora! Subito! E quando si va alla regina? Stanotte, appena il sogno sarà pronto. Stanotte? Allora bisogna sgambare! Adesso tu ti metti qui e poche chicchere. Io ho bisogno di sentire solo il silenzio se devo mescolare un sogno così pappocchioso e complessato. Quando io soffierà questo sogno nella camera della regina, lei sognerà ogni piccolo parte locale che tu volevi. Possiamo andare? E tu pronta a partire? E come si parte? Ok, andiamo! Si va a incontrare su Mistra la regina! Thank you.
solo qualche ora. Tu eri stanca, povera babetta. Da ora e poi si sta molto attenzionata. Non ci devi venire, altrimenti mi chiuderanno in gabbia e rimanderanno te in quel orribile orfano tronfio. Ti sento fetto bella regina. Beh, questa è la sua specialità. Chi dorme un bambino lo sappiamo. Thank you.
spaventosa, Mary. Che cosa? Ho appena fatto un sogno terribile. Ho sognato che dei bambini venivano strappati dai letti dei loro dormitori da spaventosi giganti che infilavano le braccia attraverso le finestre e li acchiappavano con le dita. Sembrava così vero, Mary. Ma che c'è, Mary? I giornali, signora, raccontano esattamente il sogno che avete fatto. A caratteri cubitali, 18 bambine scompaiono misteriosamente dai loro letti, in vendute ossa, sotto le finestre dei dormitori. Oh, Mary! Volete che apra le tende, signora? Ci farà bene, la giornata è splendida. Sì. Aspetta un attimo. Ma come? Ma come? Voi la conoscete? Qualcosa in testa, ma non ricordo bene. Oh sì! Oh sì! Ora ricordo! Madonna. Sento! Maestà! Maestà! Ha molta paura degli umani. Vi prego, chiedete ai vostri soldati di non fargli del male. È un gigante buono. Non ne dubito. È il mio migliore amico. Mary, per favore, fa preparare il tavolo per la colazione in cucina. Scendiamo a incontrare il gigante. Io e la signorina Sofia cerchiamo qualcosa di adeguato. Non possiamo scendere in camicia da notte. Certo, signora. Sofia, sono veramente curiosa di conoscere il tuo amico. Vediamo se troviamo qualche cosa per te. Non vedo l'ora, maestà. Sei pronta? Sei pronta, Sofia? Sofia, per offrirvi la mia insistenza. Forse qualche volta parla in modo un po' strano, ma perché non è mai andata a scuola? Bisognerà mandarcelo. Qui in Inghilterra disponiamo di ottime scuole. Io ho grandi segreti da dirvi, vostra mistra. Lieta di apprenderli, ma vorrei capire, grande gigante gentile, dove sono andati la notte scorsa quei mostri mangia uomini? Sono andati in Danimarca a mangiare i dannesi per via del sapore di biscotto. Mary, per favore, il telefono. Faccio un ulteriore sforzo. Dove sono andati tre notti fa? Alcuni sono andati a Baghdad,
quando passava davanti alla mia grotta, inghiotta e cicciaviva, urlava: io va a Baghdad e me lo mangio un decino di tramuezzin. Orribile! Pronto, sì, è la regina, mi chiedevo se da voi tutto va tranquillamente, non per farmi fatti suoi. Lei mi chiede di ritornare, non me ne vendi, sei dei miei fedeli, non fai niente per niente. È successo anche da noi, fatti assai raccapriccianti, i nostri sudditi sono stati. Fare altre chiamate. Proprio come dicevate voi, eh? Adesso sentiamo il sultano di Baghdad. Sì, buongiorno, gran sultano, qui da Londra, la regina. Dica, qualche fatto strano. L'altra notte o stamattina. Regina, ogni notte qui succedono brutte cose, qui da noi si tagliano teste come voi tagliate rose. Intendo dire, è scomparso qualcheduno. Sì, sei o sette muezzin, non l'ha visti più nessuno. Bene, abbiamo le prove. Fate entrare i capi di esercito e di aviazione. Non ha che
di arrampicarsi sopra i giganti mentre il dono è nelle tracce di Orfeo e legare mani e piedi con grosse catene e con dei grappici lì. Ma è un'idea brillante! Tutto bene, ma poi come facciamo a trasportarli? Voi avete dei culicotteri veloci, grossi? Molto grossi! Allora, non c'è altro da fare che legare i quattro giganti sotto la pancia dei vostri culicotteri e alzarli per aria come un proiettile, come un siluro. È fattibile tutto questo, generali? Beh, fattibile. Sì. Voi manda i quattro culicotteri in aria e loro mi segue mentre io galoppa. Se si parte adesso, si arriva proprio quando i giganti sta facendo la loro sesta. Bene, allora è deciso, faremo così. Tutti ai vostri posti. Sua maestà, io ho una cosa specialissima da chiedere a voi. Sua maestà, sì, ci sono cose che vorrei portare via dalla mia grotta. Così, ad esempio, i sogni miei che ho messo così tanto tempo. Certo che bene, è tutto pronto, sembra. Mi raccomando, fate molta attenzione e a presto. Thank you.
e non vi posso scigliinare. Non ci posso credere, ce l'abbiamo fatta. Te lo dicevo che era un piano bellissimo. Ci torna vincitore da solista. Finale è sempre quello più difficile. Senti un po'. Da tutti gli angoli del globo i turisti giungevano felici per vedere la grande fossa. Solo una volta si verificò un incidente. Un turista che aveva bevuto troppe boccali di birra decise di avvicinarsi alla fossa e cade dentro. Fu appeso un grande cartello che diceva: vietato mangiare ai giganti. E non succedevano più incidenti. Reale. E la regina fece costruire una grande casa per lui e per Sofia. La bambina insegnò al gigante a leggere e a scrivere. E fu così che iniziò questo libro. Mi piace molto. Penso che dovrebbero farci uno spettacolo. Magari un'opera. Un'opera gigantesca!